Dopo un lungo viaggio iniziato nel sud-est asiatico, è arrivata ieri a Porto Empedocle la nave battente bandiera russa Calliope. Trasporta oli industriali destinati alla Moncada Energy proprio per la produzione di energia. Una nave gestita dalla società russa Prime Shipping, che fa capo alla famiglia siciliana del Barbaro. E questa mattina l'amministrazione comunale di Porto Empedocle ha incontrato il console russo Kolombets e l'armatore Alfredo Barbaro, che hanno illustrato l'operazione commerciale, che è un altro passo avanti per lo sviluppo del porto empedoclino. Una nave che viene dalla Cina nuova, uscita dai cantieri cinesi e diretta in Russia. Questa nave quindi veniva a scarica, allora Moncada, siccome acquista dell'olio di palma in Indonesia, e allora lungo il tragitto abbiamo offerto la possibilità di utilizzare questa nave. Lui immediatamente si è reso disponibilissimo e quindi la nave è arrivata dopo mezzo giro del mondo, perché venire dalla Cina fino a Porto Empedocle è esattamente forse più di mezzo giro del mondo. Noi speriamo che le aziende russe e italiane coinvolte in questo processo riusciranno a passare questi periodi duri. Per ciò che riguarda l'attività delle compagnie russe qua in Sicilia, non sono tanti e mi pare che le prospettive sono molto positive. Oggi quindi ha un valore storico e testimonia come il porto empedoclino riprende finalmente quella agognata capacità di sviluppo che per tanto tempo abbiamo sognato. Queste attività nuove noi stiamo facendo di tutto per mettere in condizione il porto di recepirle, in attesa di lavori strutturali che consentano una migliore recettività di questi prodotti. E certo, domani queste stesse attività con fondali maggiori possono essere potenziati e questo sicuramente avverrà, ve lo possiamo garantire.